Ciao, benvenuta e benvenuto in questa playlist Consigli orientativi per famiglie, una serie di video dedicati ai genitori che hanno figli e figlie in uscita dalla terza media e che sono prossimi a dover decidere che cosa fare con la scuola superiore del prossimo anno. Il momento è sempre un momento delicato, anche in condizioni cosiddette normali. Molti genitori sono fortunati e probabilmente se sei tra questi non stai seguendo questo video perché hanno dei figli molto determinati, con le idee molto chiare, che hanno maturato nel corso della scuola media e che sanno esattamente che cosa vogliono fare. Molto più frequentemente invece noi genitori ci troviamo in una situazione non proprio come quella appena descritta. I nostri figli hanno le idee chiare, ma stanno scegliendo se stanno rientrando verso una scuola o un percorso di studi che ci lascia un po' perplessi come genitori. In altri casi, molto più spesso, non hanno la più pallida idea di che cosa vogliono fare. Brancolano completamente nel buio e soprattutto sembrano non preoccuparsi minimamente di dover decidere da qui a breve. E la situazione che stiamo attraversando non ci aiuta, non ci aiuta perché al di là del lavoro egregio che stanno facendo insegnanti, formatori, orientatori nel mettere in pratica, nell'allestire dei saloni dell'orientamento online, non è la stessa cosa che frequentarli in presenza, così come non è la stessa cosa frequentare gli open day online organizzati dalle scuole e dagli istituti, perché questo non ci consente, come dico sempre, di respirare l'aria che dovremmo respirare nei prossimi 5 anni, anche un po' noi come famiglie, ma soprattutto per i nostri ragazzi. La presenza consente di incrociare lo sguardo di qualche insegnante, di conoscere un ragazzo o una ragazza che come te sta cercando di capire che cosa vuol fare e noi come genitori anche di fare qualche chiacchiera con un altro genitore che si trova nella nostra stessa situazione. È chiaro che assistere online a questi open day non è la stessa cosa, ma rimane comunque estremamente importante. In questi video cercherò di darti qualche consiglio su come supportare, accompagnare tuo figlio e tua figlia in questo percorso decisionale. Questo è estremamente importante per loro perché non possiamo pensare di delegare completamente la scelta senza interessarci minimamente a questa loro decisione e nello stesso tempo dobbiamo cercare di fare in modo però che siano loro i responsabili della scelta, di una scelta consapevole, meditata, realistica, che hanno fatto loro e che non abbiamo fatto noi. Questi video cercheranno di darti qualche consiglio, qualche suggerimento, di sottolineare qualche errore che noi come genitore facciamo, soprattutto se ci troviamo nella situazione descritta prima, di non condividere pienamente la scelta che nostro figlio o nostra figlia sta per fare, o soprattutto abbiamo un po' di ansia legata al fatto che nostro figlio e nostra figlia non abbia la più pallida idea di che cosa fare il prossimo anno. Ti invito pertanto ad iscriverti al mio canale, a seguire, quindi ad essere aggiornato su tutti i video che posto. Ti invito a seguire Sento che posso su Facebook, Instagram, Twitter, dove ogni giorno vengono pubblicati dei contenuti sull'apprendimento, sul metodo di studio, sull'imparare ad imparare, sull'orientamento e sui rapporti scuola-famiglia. Io sono Doriana Bertolotto, sono un'orientatrice, una formatrice, un'esperta di processi di apprendimento. E sono l'ideatrice di Sento che posso. Continua a seguirmi. Ciao!